che oggi noi sindaci, perché è venuto fuori alla ribalta nuovamente il problema livelli? Perché una sentenza del Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ha intimato i sindaci a riscuotere i canoni sui terreni che erano stati dati in uso, assegnati ai cittadini, questi terreni demaniali. E quindi a questo punto siamo stati costretti noi, prima cosa per interrompere i termini, per evitare il danno erariale, ma costretti di chiedere all'attuale proprietario il canone dovuto, quindi non è che noi obblighiamo, è la legge che prevede, quindi loro sono liberi anche di non pagare, di non affrancare, però tenendo presente questo gravame resta sempre, quando un genitore deve trasferire poi al proprio figlio il terreno, va dal notaio e non può redigere l'atto, non può fare l'atto di trasferimento in quanto è proprietario anche il comune. Qualora loro, un cittadino vuole collaborare, ma deve collaborare affinché possiamo trovare una soluzione anche a titolo gratuito, è necessario trovare norme che ci consentono a noi di poter adottare gli atti. Quindi l'amministrazione ha iniziato un ragionamento, non è che devono pagare domani mattina, è un ragionamento che dobbiamo confrontarci affinché questo comune possa imporre il minimo possibile il gravame, come dicevo prima, che di qualcosa in meno che applichino gli altri comuni. Sant'Arsenio l'ha applicato già da qualche anno fa, Montessano sarà applicato, quasi tutti i comuni l'hanno applicato, Polla ancora non l'aveva applicato. La cosa è certa che il tributo che applicherà Polla sarà sicuramente inferiore di qualche euro di quelli degli altri comuni.